Ciao ragazzi, benvenuti al nuovo video di The Mammoth Reflex. Oggi parliamo di fotocamere, parliamo nello specifico della nuova Canon EOS R uscita sul finire del 2018, una macchina rivoluzionaria perché per Canon è una novità assoluta in quanto si tratta di una full frame mirrorless, settore in cui ancora la casa giapponese non si era occupata, e ha lanciato appunto questa EOS R. È tutto un sistema R che ha anche attacchi e lenti dedicate. Ad esempio, vedete la lente con cui viene venduta l'EOS R, che è un 24-105 della serie L, come potete notare dalla strisciolina rossa. È una fotocamera che ha un sensore da 30,3 megapixel, molto simile a quello della 5D Mark IV, non è uguale, e che presenta parecchie novità che ora andremo a vedere insieme. La prima sensazione che si ha prendendo in mano questa nuova macchina fotografica è proprio tattile. Al tatto, infatti, i materiali sembrano molto buoni, la macchina sembra molto solida e il grip è davvero efficace. Anche in questa sezione qua ci permette di prendere la macchina in modo solido e non farla scappare. Già si può vedere e questo piccolo display nella parte superiore, che magari non aiuta a ridurre le dimensioni, anzi, piccolo display che naturalmente indica le impostazioni di scatto, che deriva dalle classiche reflex di casa Canon. Magari hanno pensato di non fare un salto troppo grosso da chi viene dal mondo delle reflex per entrare nel sistema EOS R, hanno tenuto questo dettaglio delle classiche reflex. E dicevo, i materiali sono molto buoni, la cura costruttiva è notevole, ma andiamola a vedere meglio più da vicino. Come dicevo, le dimensioni non sono proprio contenute. Qui sopra c'è il piccolo display di cui parlavo poc'anzi, con tutte le impostazioni di scatto. Sull'altro lato invece troviamo il tasto di accensione e spegnimento, questo bel bottone gigante. Il display posteriore è un ottimo display orientabile da 3 pollici e 2 touch, che ci aiuta anche molto a selezionare il punto di messa a fuoco o a scattare direttamente da display. Si ribalta anche completamente, così ci possiamo, volendo, anche riprendere da soli. E abbiamo su questo lato posteriore un'altra innovazione di questa macchina fotografica, questa barra che è sensibile, che schiacciandola si attiva e scivolando verso sinistra o verso destra si cambiano le impostazioni. Si cambiano le impostazioni di qualsiasi cosa, visto che è completamente configurabile, sia naturalmente questo tasto di cui sto parlando, sia di altri tasti sparsi per la macchina. Vediamo nella parte anteriore, togliendo l'obiettivo, c'è una piccola tendina che copre il sensore, che ci aiuta, appunto, cambiando le lenti, ad evitare che polveri o altro vadano a finire sul sensore, quindi una accortezza molto gradevole. E girandola un attimino vediamo che il discusso slot ospita una sola memory card. È discusso perché naturalmente con una macchina che ha questo costo e promette queste grosse prestazioni, due card farebbero parecchio comodo, ma non andiamo oltre. Ribaltiamo la macchina e la parte posteriore ci fa vedere lo sportellino per la batteria e naturalmente l'attacco per collegarla al treppiedi. Dall'altra parte abbiamo tutte le connessioni, ovvero il microfono, gli auricolari e la presa HDMI per collegarla direttamente a un display, e questa USB che ci permette di caricare direttamente la macchina attaccando una USB appunto qua, senza estrarre la batteria. Magari se abbiamo un battery pack ci può risultare molto comodo. C'è naturalmente l'ingresso per il pulsante di scatto remoto. La parte qui davanti invece ospita il tasto per la registrazione e l'illuminazione del famoso display di cui vi ho detto prima. Questa è la rotellina col tasto mode che ci permette di andare a cambiare tutti i programmi della macchina, programmi che naturalmente sono cambiabili anche dal display posteriore, e la classica rotellina di Canon che ci fa cambiare le impostazioni. Questo tastino in più personalizzabile per richiamare all'occorrenza diverse funzioni. Come funziona questa macchina? Innanzitutto il mirino OLED da 4 milioni di pixel è
Fantastico, è davvero scorrevole, fluido anche in condizioni di scarsa illuminazione, non va a scatti, non si incanta, è davvero ben fatto. Come è ben fatto anche e funziona molto bene l'aggancio autofocus, sempre anche in condizioni di scarsa illuminazione, non sbaglia, non si incanta e sono due cose che non sono da dare per scontato. Le foto sono notevoli, davvero notevoli, per gamma dinamica, per contrasto, per definizione, sono molto molto buone. E anche spingendoci a ISO alti, 6400, oltre i 12000, le foto rimangono sorprendentemente buone. Ecco, magari con un piccolo aggiustamento in post, non ci si accorge neanche di essersi spinti così tanto in alto con l'ISO. Anche i RAW che restituisce sono lavorabili molto bene, ricchi di dettaglio e sinceri. Molto buono anche il bilanciamento del bianco, un classico di Canon che rimane anche su questa macchina, davvero molto buono. E la tanto contestata durata della batteria, io sono contento, devo dire. Abbiamo fatto un sacco di foto in diverse uscite e dura parecchio. Poi, naturalmente, come sempre in questi casi, qualora non vogliate rischiare di rimanere a piedi, basta mettersi in tasca una batteria, carica di ricambio oppure battery pack se vogliamo usare, che poi naturalmente sappiamo che il peso aumenta, ma forse la batteria in tasca aiuta. Comunque questa dura parecchio. Registra in video in Full HD sia a 25 frame sia a 60 frame e registra anche in 4K con un crop di 1.7 e i video sono molto buoni e già in Full HD il peso è molto leggero a dispetto di un video molto dettagliato e molto ben fatto. Ecco. Ha una raffica da limitata a 5 frame per secondo, soprattutto in modalità servo, quindi se dobbiamo impiegare la macchina fotografica in situazioni di azione, di sport, così magari non è perfetta, ma sono dettagli, naturalmente dipende cosa la utilizziamo a fare. Ricordiamoci che sempre il display posteriore diventa utilissimo quando dobbiamo andare a scegliere il punto di fuoco, possiamo toccarlo direttamente col dito, anche perché, e qui cominciamo un pochino la parte dei piccoli difetti che abbiamo trovato, manca un jog posteriore che ci permette appunto di scegliere il punto di messa a fuoco. Se noi lavoriamo da mirino, naturalmente possiamo spostarci, bloccare e ricostruire la scena, ma sarebbe molto molto comodo un jog posteriore. Altro piccolo difetto che ho trovato è che se vogliamo vedere le foto che facciamo anche sovrimpresse per un paio di secondi, queste vengono sovrimpresse anche nel mirino elettronico. Quindi se stiamo scattando, ogni foto ci restituirà anche all'interno del mirino la foto appena fatta e ci fa perdere un attimino di tempo. Si può ovviare togliendo la visione della foto appena fatta, ma diciamo che si potrebbe staccare la visione del mirino da quella del display. L'altra piccola cosa da segnalare è che è abbastanza rumorosa in fase di scatto. Se ci troviamo in una chiesa, in una mostra, in un ambiente parecchio silenzioso, quando scattiamo, ecco, si sente un pochino. Della mancanza del secondo slot per la memory card, avevo già accennato in precedenza, e rumors dicono che la nuova versione in uscita a fine 2019 avrà due slot, come avrà uno stabilizzatore IBIS all'interno del corpo macchina, questa non ce l'ha, però sono tutte cose in divenire che ancora sono rumors e non le abbiamo in concreto, diciamo. Concludo dicendo che comunque l'obiettivo con cui viene venduta in kit è davvero ottimo, un 24-105 che ci permette di coprire tantissime situazioni, è un F4 fisso e molto molto silenzioso e questi obiettivi di questa nuova linea hanno anche questa ghiera qua davanti che può essere personalizzata, possiamo cambiare sia l'F che l'ISO che altre impostazioni direttamente dall'obiettivo o naturalmente se preferiamo dai tasti personalizzabili all'interno della macchina. Il prezzo della macchina in kit si aggira attorno ai 2.800 euro, non è proprio regalata, ma se siete alla ricerca di una macchina fotografica affidabile che restituisca ottime foto, la Canon EOS R lo fa senza problemi, anzi, il suo punto forte sono proprio le foto, un pochino più che i video, come accennavo precedentemente, e se badiamo alla qualità delle foto, con questa macchina non si scappa.
Vi ringrazio per aver guardato questo video, se vi è piaciuto spolliciate in su, ricordatevi di seguire The Mammoth Reflex sulla nostra pagina web, sul nostro Facebook e Instagram per rimanere costantemente aggiornati sul mondo della fotografia. Ci vedremo prossimamente in un nuovo video, per oggi è tutto, ciao da Frank!